La situazione dei nostri pensionati, che sono all'incirca 500.000, è molto grave. Sarebbero milioni gli anziani non in grado di far fronte all'aumento esponenziale del costo della vita e soprattutto delle tariffe energetiche. Milioni di anziani fisicamente a rischio indigenza. Tra questi, gli ex agricoltori sono tra le categorie con le pensioni più basse. Io questo mese ho preso 521 euro al netto. E quanto le è arrivato di bolletta elettrica? Questo mese ho pagato 130 euro. 130 euro? Sì. 521 euro meno 130 euro fanno 391 euro. Attilio aveva una piccola azienda di allevamento, il lavoro di una vita. Attilio, questa è la sua azienda? No. No. Questa non è la mia azienda. Abbiamo fatto allevatore per circa 50 anni, poi le generazioni future hanno pensato a fare altre cose. Ma non è solo la bolletta elettrica, destinata inevitabilmente a salire, a gonfiare le spese mensili di Attilio. Nell'acqua pago circa 15 euro al mese. E il gas? Il gas pago, consumo una bombola al mese, sono 30, sono 29 euro al mese. 391 euro meno i 15 al mese per l'acqua e meno i 29 per il gas. Nelle tasche di Attilio rimangono 347 euro. Ma non sono finite qui le spese. In campagna non ci sono i servizi, non c'è l'ambulatorio. Ti devi spostare al primo ambulatorio nel primo centro abitato più grande. Io vado al dottore, faccio 40 chilometri. Pensa un po' che io stamattina ho messo la benzina alla macchina, l'ho pagata 1,80 euro. Dunque, da aggiungere anche il costo della benzina e l'assicurazione della vecchia auto. Ma Attilio riesce a mettere da parte qualcosa? No, non si mette nulla da parte. Quindi lei è aiutato dai suoi parenti? Comunque complessivamente la famiglia si aiuta anche quando si separano. Certo. Le famiglie degli agricoltori è così, le famiglie contadine sono così. Le aiutate tra voi, insomma. Assolutamente.